Ciao a tutti, come state? Siete pronti per la quarta tipologia di esercizi? Oggi vi faccio vedere come trovare l'equazione della parabola quando vi viene dato il fuoco e la direttrice. Passiamo subito a un esempio pratico. Il fuoco ha coordinate 0, 1 e l'equazione della direttrice è y uguale meno 2. Per trovare l'equazione della parabola dobbiamo andare a impostare il nostro sistema utilizzando le formule che abbiamo già visto nei video precedenti. In particolare a noi servono quelle del fuoco e della direttrice. Ve le riscrivo qui così ce le avete a portata di mano. Se questo non è il primo video che vedete, ormai sapete già come procedere, quindi vi sfido. Provate a mettere stop e a impostare voi stessi il sistema. Vediamo se quello che avete scritto da soli coincide con quello che scrivo io, ok? Io suppongo che abbiate messo stop e ora abbiate riattivato il video, quindi vediamo insieme i passaggi e ditemi se sono uguali a quelli che avete fatto voi. Allora, il fuoco ha coordinata x0, ma la x si trova con questa formula, quindi uguaglio questa quantità a 0. Allo stesso modo la y vale 1 e la formula è la seguente, quindi li uguaglio. Infine la direttrice si trova con questa formula, quindi pongo tutta questa robaccia qua uguale a meno 2. Allora, avevate scritto la stessa cosa? Fatemelo sapere. Ora che abbiamo il nostro sistema, dobbiamo andare a risolverlo. Io qua vedo che ho delta e delta, quindi lo lascio così, non vado a scrivere b alla seconda meno 4c, altrimenti mi complico le cose e mi complico i calcoli. Partiamo dalla prima, facciamo l'MCM, qui siamo fortunati, 0 per qualcosa fa sempre 0 e trovo subito b. Procediamo con la seconda, al primo membro ricopio il numeratore e al secondo membro moltiplico per l'MCM, che è 4a. E così facendo il denominatore sparisce. Ultima equazione, noto che ho il meno davanti a questa frazione e il meno al secondo membro. Per semplicità cambio segno a tutto. Anche qui faccio l'MCM, che è 4a, per cui al primo membro ricopio il numeratore. Al secondo membro faccio il prodotto, 4a per 2 viene 8a. E quindi il denominatore sparisce. Ora, il trucchetto che vi spiego è questo. Per poter risolvere in maniera molto veloce questo sistema, vi consiglio di applicare il metodo di riduzione a queste due equazioni. Il metodo di riduzione, se vi ricordate, l'abbiamo già visto nella playlist Sistemi lineari. Se non ve lo ricordate, andate a ripassarlo, perché abbiamo visto diversi esercizi insieme su quel tipo di metodo. In pratica la regola è questa, faccio una riga così, per andare a sommare in colonna i singoli elementi della seconda e della terza equazione. L'obiettivo è far sparire il delta. E ci riesco perché io noto che qua c'è meno delta e qua c'è più delta, quindi se li sommo, meno qualcosa più qualcosa va via. Quindi andiamo a sommare in colonna. 1 più 1 fa 2. Meno delta più delta se ne va volutamente, quindi non scrivo niente. 4a più 8a fa 12a. Grazie al metodo di riduzione mi è sparita un'incognita fastidiosa e mi è rimasta solo A. Ora ho un'equazione di primo grado in un'unica incognita, divido tutto per il coefficiente davanti all'incognita, 12. Così facendo 12 e 12 se ne va, qua semplifico e viene sopra 1 e sotto 6. Riscrivo meglio la soluzione, A è uguale a un sesto. Ritorniamo al nostro sistema, ho trovato A e B lo avevo già trovato, ho ricopiato. A questo punto come terza equazione vado a scegliere a mio piacimento o questa o questa. Se vi ricordate, infatti nel metodo di riduzione si andava a scegliere una sola delle due equazioni una volta fatto il calcolo. Io per esempio scelgo questa perché mi sembrano i calcoli un po' più semplici. Ricopio 1 meno delta e al posto di 4a scriverò 4 per un sesto, che si semplifica, divido tutto per 2 e viene 2 terzi. Ho trovato A, B, quello che mi manca è C. Quindi ora e soltanto ora, al posto di delta, vado a scrivere la formula del delta. Ora, B vale 0. 4A vuol dire 4 per un sesto, che l'abbiamo già calcolato, so che fa 2 terzi. Quindi tra parentesi tonde ho meno 2 terzi C. Con il meno che c'è davanti alla parentesi, viene più 2 terzi C. Ora facciamo l'MCM, che è 3. 3 per 1, 3. E tutto il resto lo ricopio. Porto il 3 al secondo membro, viene meno 3, più 2 fa meno 1, divido tutto per 2 e ho trovato così anche C. Andiamo a riscrivere il sistema
finale in bella copia e ora che ho trovato A, B e C sono in grado di scrivere l'equazione della parabola. Questa è la nostra soluzione. Ricapitolando, una volta impostato il sistema, la prima cosa da fare è l'MCM. Una volta fatto l'MCM, la seconda cosa da fare è applicare il metodo di riduzione alla seconda e terza equazione. Dopodiché, una volta trovata la soluzione, andiamo ad applicare il metodo di sostituzione, ovvero sostituiamo il valore ovunque appare nelle equazioni. Questi sono i tre semplici passaggi che vi permettono di arrivare in maniera più veloce possibile al risultato finale. Avrete notato ormai che tutti questi tipi di esercizi sono tutti uguali, tutti fatti con lo stampino. Quello che cambiano sono i numeri di esercizio in esercizio e quindi bisogna fare pratica nei calcoli. Ormai conoscete il mio modus operandi, sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi. Per cui, dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.